in apertura l'abbiamo detto, febbraio è il mese dell'amore, anche se dal 23 febbraio praticamente c'è stata questa ricerca come cominciare un divorzio. Questa cosa ha colpito molto, forse perché appunto, avendo saputo di questa probabile separazione, perché nessuno sta a casa, tutti mettono le mani avanti, esatto, di Ferragni e di Fedez, cosa è successo? Tutti hanno fatto questa ricerca, anche se però i dati Istat del 2022 dicono, cara Manuela, tu non ti sei sposata da poco? No, sono fidanzata. Allora, mi sono fidanzata da poco. Ah, è un fidanzamento da poco? Fidanzamento ufficiale, diciamo. Che vuol dire ufficiale? Era segreto questo? Beh, insomma, l'ho messo in ginocchio con l'anello. Fatto... una promessa! Vabbè, ma allora io ho capito che era una proposta di matrimonio. Intanto è una promessa d'amore, poi vediamo. Va bene, allora mi fa molto piacere dirti che il 2022 sì, per l'Istat è stato un anno molto buono per i matrimoni. Anche se però i divorzi comunque aumentano. Ne parliamo tra un po' con un avvocato e anche con la parte fiscale, perché quando c'è un divorzio ci sono poi anche, insomma, delle trattative economiche da fare. Intanto guardiamo questo filmato e poi vi dico chi sono gli altri ospiti. In Italia i matrimoni sono in aumento. L'Istat, nel rapporto annuale riferito al 2022, segnala un più 5%. Favorito però da un ritorno alla normalità dopo il periodo Covid, quando molte cerimonie erano saltate. Stesso trend positivo si registra anche per le unioni civili, mentre il vero dato nuovo riguarda le separazioni, che diminuiscono in maniera consistente, cioè dell'8,2%, circa 90.000 persone in meno. Quindi i tanti temuti effetti del lockdown sulle coppie non si sono verificati, anzi, da questi dati sembrerebbe che la convivenza forzata abbia rafforzato la vita coniugale, calmierando le tre principali cause di divorzio, raccolte dallo studio di Couple & Family Psychology: mancanza di impegno nella vita di coppia, infedeltà e alta frequenza dei litigi. Tutta questa positività non fermerà i cultori del Divorce Day. Pochi lo sanno, ma l'ultimo venerdì del mese di febbraio in Italia si celebra, appunto, il giorno del divorzio. Una tradizione importata dai paesi anglosassoni che lo festeggiano, se così si può dire, il primo lunedì di gennaio. E chissà dove erano venerdì scorso Fedez e Chiara Ferragni. Chissà dove erano loro, non lo sappiamo. Noi eravamo qui alla volta buona. E intanto, a proposito di matrimoni e di divorzi, ne parliamo con il presidente dell'associazione Avvocato Matrimonialisti Italiani, Elisa, cominciamo a conoscerlo, che si chiama Gian Ettore Cassani, e poi una vera e propria esperta di coppie VIP, che però, attenzione, è anche una commercialista. La commercialista diventa fondamentale quando ci si separa, ma anche quando ci si sposa, no? Certo, io guardo sempre Elisa, perché sì, Elisa si è sposata, si è divorziata e si risposa, ha fatto tutto. L'avvocato con Rossella Erra. Eccomi. Avvocato, si metta lì accanto a Manuela Moreno, così la vedo in faccia. Ci metteva già vicino a me, capisci? Spostati. Allora, avvocato, il 2022 è stato un buonissimo anno perché si sono sposati in tanti. Forse perché erano quelli, insomma, arretrati del Covid? Erano i matrimoni sospesi, perché durante il Covid come il caffè, ragazzi, bravo. 30.000 matrimoni sospesi durante il Covid. Chiaramente molti di questi sospesi poi non si sono fatti, perché poi c'è qualcuno che ci ha rimanzato. E quindi non tutte le nozze promesse poi sono diventate nozze vere. Allora, la prima questione, avvocato Cassani, quando due persone si lasciano è il mantenimento. Ma in questo caso, ad esempio, parlando del brand Ferragni e del brand Fedez, abbiamo parlato di lei 100 milioni di euro il suo patrimonio e di lui 20 milioni. Quindi è lei che mantiene lui? No. No, perché in effetti lui è autosufficiente a livello economico, perché voglio dire, quanti italiani hanno 20 milioni di patrimonio? No. Il problema sarà la casa. Se non si mettono d'accordo, indipendentemente da chi ne è proprietario, ed è importante che lo sappiano i telespettatori, la casa va in uso al genitore collocatario dei figli, quindi molto spesso uno dei due perde l'uso della casa in favore dell'altro. Ah, è questo. Queste sono battaglie legali. Però io ho una coppia che ha lasciato la casa in comune, ovvero
La casa è dei figli, una settimana c'è la mamma, una settimana c'è l'ex marito. Questa potrebbe essere anche una soluzione? Per loro sì, perché se lo possono permettere. In generale, dico, avvocato, anche perché li vorrei lasciare stare un attimo questi ragazzi. Cioè, sì. A parte il fatto che appunto... Ma in generale è un po' difficile, sa perché? Perché ci vorrebbero tre case. E molte volte gli italiani non riescono a pagarsene una. Per avere una casa dove i figli sono sempre lì e i genitori si alternano, ci vogliono tre case. Allora immaginiamo uno stipendio medio in italiano che è 1.600 euro. Com'è possibile pensare di avere tre case, mantenere i figli? Ma anche due. Anche due. E infatti quante volte sentiamo a volte di papà addirittura che anche tornano una. Dalle mamme e vivono in macchina. Ma immagini che per esempio addirittura durante le separazioni le case possono essere anche aggredite dalle banche, perché magari non si paga più il mutuo. Quindi anche una sola casa per molti italiani è un problema. Allora, in tutto questo però si è fatto anche un po' di satira e devo dire che lui è un po' il mago di questo. E i suoi meme fanno il giro del web ogni volta. E anche sui Ferragnez devo dire che lui, Federico Palmaroli, beh, in arte Osho, si è molto divertito. Allora, mi fate vedere la prima vignetta che lui ha fatto proprio su Chiara Ferragni e su Fedez. Allora, ecco qui. Chiara con la Fede, a quello pure mi piaceva, ecco qui. Fedez ha dichiarato sono nulla tenente e Codacons chiede un'indagine fiscale. A quel punto Osho scrive, vuoi che lancio una campagna di beneficenza per datte una mano? Allora, facciamoci una risata, ma i diretti interessati secondo me se la fanno un po' meno. E poi a proposito della foto con quella senza Fede, di Chiara Ferragni, perché tutto lì è cominciato, perché lei faceva vedere il nuovo smalto, il nuovo tipo di smalto, la nuova manicure, e da lì è partito anche varie ipotesi di Osho. Chiara con la Fedez, Chiara senza Fedez. Tutto questo lo fa lui, non noi assolutamente, non abbiamo questo ingegno, no. Ho vogliamo più bassi. Ragionava prima fuori sul... Cosa, avvocato? Ragionava sui nuovi... Le nuove battute, perché prima si discuteva come fai a fare queste battute, chiedevo a Osho. Vabbè, mi escono così, e detto benissimo. Allora vediamo se gli esce qualcosa anche su di noi. Alla volta buona, Osho. Non lo so. Ti chiamo Federico. Tua mamma come ti chiama? È un po' Osho, un po' Federico. C'è anche la mamma, ti chiama ogni tanto Osho? Ogni tanto sì, nell'intimità. No, scherzo. È fortissimo. Qui. Accomodati. Allora, nel frattempo, dopo l'intervista con Giuseppe Guastella, ti è venuta qualche altra idea? No, la prima non era mia, quella di Fedez. Non era tua? No, era troppo facile. Non... Era troppo scontata. La seconda. Vabbè, allora ne vediamo altre, vediamo in regia cos'hanno, vediamo se sono di Osho oppure ci siamo divertiti a prenderle. No, speriamo di no. Allora, prego. Allora, questa qui. Ma questa è mia. Allora, questa è tua, me la puoi leggere con la tua voce? Vabbè, grazie. Ho pensato che ci fosse una reunion a questo punto, te l'avevo detto che l'avrei lasciata. Aspetta che ho quasi m'hai fatto aspettare un anno, però, perché c'era stata quella famosa scena del bacio tra lui e Rosa Chemical, quindi ho pensato che magari fosse uno dei motivi per cui c'è stato questo allontanamento tra i due e il famoso bacio. Invece in realtà sembra non c'entri niente Rosa Chemical, sarebbe veramente la potenza. Era soltanto uno show, anche se però lei effettivamente partì forse tutto da lì. Tu dici? Beh, molto Rossella prima. Che sa, commercialista Rossella, sì. Prego, mi dica. Commercialista da un fan della coppia che io seguo da quando si sono sposati, perché lì Fedez mi è diventato simpatico, soprattutto quando è diventato papà. Poi ti devo dire una cosa, Caterina. Io ho seguito anche la loro serie, che è datata 2020-2021, e già da quella serie chi l'ha seguita ha visto che c'erano dei chiari segni di crisi, perché andavano dallo psicologo e già dallo psicologo tranquillamente ci comunicavano che lei non sopportava lui nei suoi silenzi e lui non sopportava lei perché aveva una famiglia troppo presente e avrebbe preferito frequentarla da solo. Non solo, lo psicologo gli diede una bella esercitazione da fare. Dimmi Rossella, dimmi, vedi una scoperta la serie. È un'esercitazione che uno doveva fare quello che diceva l'altro per un giorno e viceversa.
Già lì Chiara decise di partire per prima, ma fu un fallimento perché durante l'esercitazione Fedez voleva stare a casa a non far nulla. Lei non riusciva a usare l'autotune. Cosa dici? No, scusa. Non riusciva a usare l'autotune lei. No. Allora è finita. Lei avrebbe dovuto assecondare i desideri del marito, il marito non voleva far nulla e lei diceva che era un momento in cui dovevano fare cose insieme e quindi alla fine l'aveva vinta lei un'altra volta nel fare quello che si fa e si dice e dice lei. Quindi è un rapporto che mi dispiace, va già così da un po' di tempo. Noi non possiamo contestualizzarlo, secondo me, all'anno scorso di Sanremo o a due mesi fa. Cioè tu mi parli come se... Cioè veramente la biografa dei Ferragnez. Scusami Moreno, mi dica Manuela Moreno. La biografa dei Ferragnez. Cioè io veramente, io avevo preparato un filmato qui, capite? I ragazzi dell'attualità si sono impegnati, mi hanno perso anche la... l'articolo del Corriere per fare questo filmato, adesso è inutile che lo mando in onda. No, scusami, perdona, è semplicemente voler riportare ciò che ho visto e che hanno visto tanti altri fan della coppia. Va bene, non mi rovinare la scaletta. No, vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Patreon di Vuitton. È il 2016 quando Fedez incide in un brano di grande successo queste parole indirizzate a lei, Chiara Ferragni. I due si erano appena innamorati, un veloce e intenso fidanzamento che nel 2017 spinge Fedez a chiederle di sposarlo pubblicamente all'Arena di Verona. Poi nel 2018 le nozze a Noto in un contesto scenico da fiaba. La loro storia d'amore moltiplica l'interesse dei follower. I due, che individualmente già riscuotevano un grande successo, insieme diventano un brand, i Ferragnez, che grazie anche alle nascite di Leone e Vittoria domina la scena dei social. Contestualmente alla loro popolarità crescono anche gli investimenti di aziende e piattaforme di streaming su di loro. Ferragnez è un marchio che, secondo gli analisti finanziari, vale circa 60 milioni di euro. Nel 2023 ecco Chiara a Sanremo, il sì della regina del web arriva dopo un lungo corteggiamento di Amadeus. Lei e il suo staff pianificano tutto nei minimi dettagli, ma nell'ultima serata viene spiazzata da suo marito, coinvolto in un fuori programma con Rosa Chemical che la fa infuriare. Quel bacio sul palco dell'Ariston fa immediatamente capire a Ferragni che la sua immagine al festival sarà nei ricordi dell'opinione pubblica, avvitata intorno alla polemica dell'esuberanza di Fedez. La rabbia di Chiara, manifestatasi già allora sotto gli occhi dei fotografi, è finita anche nel loro documentario visto da milioni di persone. Ora i fan si domandano, Sanremo è stato l'inizio della fine? Attenzione, perché qui su Twitter dicono, ah, un contributo molto professionale quello di Erra, ma davvero è commercialista. Rossella, perché non ti credono mai? È perché probabilmente è più facile dire oh guarda questa stupida come parla, però io non sono studiata, mi sono laureata con 110 e lode, la menzione ho fatto 20 anni questa professione, ma ho sempre avuto la passione per la televisione. Studio, mi informo, leggo e guardo, cosa che dovreste fare anche voi che mi criticate. Rispondo anche ad Aurora 03, dice chissà cosa ne pensa la Balivo se un giorno la gente speculasse sul suo matrimonio. E si fa pure la risata, ora non so quale risata ti riferisci, se era la lettura della vignetta di Osho, che ovviamente le fa per far ridere, se no che voglio dire, non è che se le metti a fare, no, giusto, certo, Federico? Beh, l'obiettivo è ma anzi, non sarebbe bellissimo, assolutamente, ma io non ho fatto una serie con mio marito, non ho unito i brand mio e di mio marito. E quindi se ai telegiornali si leggono queste notizie, perché evidentemente, al di là dell'interesse, c'è la notizia, la mia non sarebbe una notizia. Allora, avvocato, sulle separazioni si dice sempre i figli sono quelli che ci rimettono. Da avvocato, da presidente degli avvocati, mi dici se grazie alle nuove leggi questi ragazzini soffrono di meno? No, i bambini soffrono come sempre, la separazione è una tragedia. Perché va a scombussolare tutti gli equilibri, anche dei bambini che un avvocato non ce l'hanno. Io credo che molto dipenda anche da come ci si separa. Io penso sempre che l'unica separazione vera è quella che si fa con stile. Senza mettere i figli... Ma qual è con stile però, avvocato? Senza utilizzare i figli come un'arma, per vendicarsi, per farla pagare. Tu mi hai fatto questo, io non te lo faccio più vedere. Ecco, per esempio a me queste cose non mi appassionano più, dopo tanti anni di carriera, quando vedo i genitori... Ma ci sono ancora? Come no? Sono un bottino di guerra molte volte. Un bottino di guerra. Un bottino di guerra è bruttissima questa espressione, avvocato, te lo dico. Ecco, sì. Ci sono i servizi sociali, ci sono i psicologi,
c'è l'ascolto del minore, ci sono delle procedure particolarmente invasive, un tritacarne a volte il tribunale. Allora, attenzione, lo dico ai miei colleghi, lo dico alle persone che ci ascoltano, separarsi sì, ma senza usare i figli, perché la legge non lo consente, ma non lo consentono soprattutto le convenzioni internazionali dei diritti del fanciullo, quindi rispettiamole, perché i bambini sono il nostro futuro, sono la nostra carne. Lasciamo, non se ne parla mai abbastanza, perché quando si fa la guerra, e tutti noi abbiamo avuto degli amici che si sono fatti la guerra, non sanno cosa accade dopo con i servizi sociali, si pensa che si finisca tutto tra luce e vino. Quando si avvia quella procedura lì, l'inferno non è solo per i bambini, che chiaramente sono sotto pressione da degli estranei che arrivano in casa chiedendo cose anche molto personali, ma è soprattutto per i genitori, che spesso non riescono a reggere questa situazione. Quindi attenzione quando cerchiamo di mettere l'attenzione sui nostri bambini e metterli davanti a tutto, perché poi quello che succede dopo è la vera guerra. No, ma proprio per recuperarli è difficile, bisogna fare la mediazione familiare, sedersi io a tavolino, rispettare. Un altro matrimonio pubblico, perché c'è stata una diretta proprio sul loro matrimonio, e quindi poi alla fine, anche quando c'è stata la loro rottura, tutti se ne sono occupati, e anche la diretta interessata ha fatto un documentario raccontando la sua verità, un documentario che si chiama Unica, anche in merito alla frase, no, che lui le aveva dedicato dopo una bellissima vittoria alla Roma. Adesso quale partita non la ricordo, sapete la mia fede, non la ricordo. Osho? No, ma se laziale, questo, mamma, Roma tra i laziali e romanisti, era la maglietta sei unica sotto la sua. E quindi è il caso di Totti e Ilari. E ho scoperto che il suo amico di liceo scientifico, anche se lui è molto più grande, ma mi ha detto: Caterì, sono stato bocciato 4 volte, quindi io stavo sempre lì all'istituto, amico di liceo di Ilari Blasi, è il nostro Gil Rocca. Gil Rocca, alla volta buona. Oggi sono un po' grigio. Oggi sei un po' così, Sì. Bocciato 4 volte. Ma chi l'ha detta questa cosa? Ah, no, era una battuta. No, è vero. era una capra. Capra! Ma come mai 4 volte è tanto? Io approfondisco sempre quello che mi piace. Approfondiamo quello che è successo a proposito di divorzio. Tanto c'è caffè caldo, chi lo vuole? Prego. Io volentieri. Prego. Grazie. Guardiamo la risposta. A colpi di accuse reciproche, Francesco e Ilari si avviano a grandi passi verso la resa dei conti. Chi ha tradito prima? Di chi è la colpa? La prossima udienza è prevista per il 31 maggio. A quasi 2 anni dall'annuncio della separazione, i due si sono ritrovati a fronteggiarsi sul piano della comunicazione e a colpi di codice civile. Nella partita scacchi fra ex, era stato Totti nel settembre 2022 a fare l'apertura, la prima mossa. Un'intervista in cui raccontava per la prima volta i presunti tradimenti della Blasi. Secondo lui sarebbe stata la moglie a tradire per prima, con Cristiano Iovino, personal trainer delle star. Un anno dopo, Ilari contrattacca un libro e un documentario con cui smentiva ogni accusa di tradimento. E come in ogni separazione che si rispetti, ci sono in ballo i soldi. Tanti questa volta. Ad aprile 2023 il tribunale aveva stabilito che Totti dovesse all'ex moglie 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli, oltre ai 40.000 euro all'anno per le rette scolastiche. 190.000 euro. Il giudice aveva inoltre disposto che a restare nella villa familiare di proprietà di Francesco fosse Ilari con le due figlie. Totti chiede adesso che l'importo dell'assegno di mantenimento sia dimezzato. Blasi guadagna più di Totti, hanno fatto sapere fonti vicine all'ex capitano. Solo per il documentario Unica ha guadagnato 700.000 euro, dicono. Ma lei passa a contrattacco. Totti sarebbe stato accusato di avere sperperato nel gioco d'azzardo un importo superiore ai 3 milioni di euro in circa 3 anni. Ma chi ha ragione? Ilari Blasi ha chiamato in causa Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti. Sostiene che sia lei la causa della fine del matrimonio. E Totti chiamerà invece a testimoniare Cristiano Iovino, l'ormai famoso personal trainer. Sarà scacco al re o alla regina? Dovremo aspettare la prossima mossa. E allora, per par condicio, Federico ha anche twittato qualcosa. Sì, all'epoca di Totti e Ilari, le prime vicende erano quelle dei Rolex, no? Delle borse dei Rolex.
Quindi qui ho fatto questo tweet in cui dicevo Totti e Ilari trovano l'accordo, Totti potrà vedere Rolex nel fine settimana. Si parlava prima dei bambini, anche Rolex devo essere tutelato. Però a proposito di bambini, cosa twittano Fabrizio? No, c'è un X che dice io direi di fare silenzio su questa storia. Allora, i coniugi avrebbero dovuto proteggere i bambini fin dall'inizio, dal primo momento. Invece hanno fatto il contrario. La morbosità della gente adesso incombe. In questo mondo marcio sarà difficile spegnere questo fuoco. Poveri bambini. No, Federico. Beh, c'è una coppia che vive di diretta su tutto quello fin da quando insomma. Questo in generale delle coppie famose? In generale i Fedez soprattutto che facevano il resoconto giornaliero di tutte le vicende dei loro figli, insomma a un certo punto è ovvio che l'atmosfera si catalizza su di te e non è che puoi pretendere che a un certo punto quando le cose non vanno più così bene tutti spengono i televisori e i microfoni. Questo è vero, però in realtà è che secondo me i diretti interessati non pensano mai che possa finire. Gil, tu da romano, romanista, adesso non lo so, ti aspettavi la fine del matrimonio di Ilari e Totti? Sì. Ma come sì? Ma certo, come tante coppie che si lasciano dopo tanto tempo. C'è una cosa normale, non è che se uno è un personaggio pubblico, cioè secondo me è felicissima. Ma io non empatizzo mai con le coppie televisive, no? Perché il problema è, parlo anche per quello che è successo a me in prima persona, dopo 14 anni ho finito un rapporto con una persona. Uno si innamora di altre persone, sì, che cambia, cioè. Beh, lo stai dicendo perché io ho una fidanzata, Roberta, la salutiamo. No, ma lo sai, per esempio è successa una cosa ieri molto molto spiacevole. Una testata giornalistica ha fatto uscire un articolo con un mio virgolettato, ho mai lasciato un'intervista a questa testata giornalista, non farò il nome perché ho messo in mezzo l'avvocato, diceva una cosa riportando delle mie parole che non sono mai state dette e sotto i commenti delle persone erano molto molto brutti perché nei miei confronti di una cosa che non ho mai detto e di un'intervista che non ho mai fatto. Ecco, il problema grande delle coppie mediatiche, ci sono quelli che cercano il gossip per monetizzarci sopra e ci sono quelli che del gossip non gliene frega assolutamente niente e si vanno comunque sia a recare dei danni quando tu la tua immagine diventa un'immagine brutta solamente per qualcosa scritta per un chiappa like o per... Beh, mi stai facendo venire in mente la storia di Melissa Satta con Matteo Berrettini. Cioè, io veramente, a parte che erano bellissimi che insieme, cattiveria. Ma lì tutti dicevano sta con te e non vince più perché sta con te. Cioè, porti sfortuna, a parte delle cose proprio terribili. Lo dicevano proprio anche della Falchi quando stava con Biagi. Cioè, la donna è sempre stata molto discriminata davanti e vicino a un campione, no? Vero. Quando invece a volte le donne sono proprio la forza di quel campione perché lasciano una tranquillità, una... Later si butta su qualsiasi ma cosa. Ma sì, dai, questa cosa di Melissa Satta di Berrettini era terribile, guardate. Dopo appena un anno è già finita anche la storia d'amore tra i due bellissimi, la showgirl Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini. A causare la separazione avrebbero concorso una serie di motivi personali e professionali. Da un lato Melissa, che avrebbe voluto costruire una famiglia con Matteo, con una vita fatta di affettuosa quotidianità. Dall'altro lui, che vive una fase sportiva molto difficile, anche a causa di alcuni infortuni che lo stanno condizionando negativamente e vuole concentrarsi sul suo recupero agonistico. Insomma, Berrettini non aveva voluto illudere Satta e la loro storia si sarebbe chiusa per questo. D'altronde, quando il 7 febbraio Melissa ha festeggiato gli anni, ha condiviso sui social tutti i messaggi di auguri ricevuti, ma quelli di Matteo non c'erano. Evidentemente c'era già grossa crisi. Mancava soltanto l'ufficializzazione. Allora, non a caso Melissa Satta festeggiava il compleanno proprio a febbraio, c'erano tanti commenti e non quello di Matteo Berrettini che sicuramente deve aver fatto in privato, perché anche questa cosa qui, no? Se non metti il like, se non scrivi, se uno non si segue, le persone non esistono. Avvocato, questa cosa è assolutamente terribile. Assolutamente sì, ormai la rete è totale terra di nessuno, ci sono tanti odiatori. Oggi essere un personaggio pubblico è perché la gente, la gente o ti idolatra troppo o ti odia troppo. Sta succedendo anche a Fedez e alla Ferragni, che sono due persone che comunque fanno invidia al mondo, attenzione. Al mondo, sono una coppia bellissima che chiaramente in questo momento si trova in difficoltà e quindi chi analizza con serenità, ben venga, ma io leggo certi commenti
sui social terrificanti. Tanto a proposito c'è un commento, non è terrificante, ma ti fa capire come poi la realtà sia altra, in merito ad una persona che ha sentito dell'assegno di mantenimento che dovrebbe dare Totti a Hillary di 12.500 euro, e c'è una persona che ha scritto: 12.500 euro al mese mio padre li guadagna andando a lavorare tutto l'anno, tutte le mattine alle 5. Questa è la cosa che mi sconvolge di più, non tutto il resto. Sì, però ovviamente poi è tutto in proporzione. Però sono cifre che chi le sente e non le può neanche immaginare, effettivamente è un guadagno di un anno di questa persona. Quindi fa effetto sentire al mese dover riconoscere una cifra del genere. Poi anche gli avvocati sono cari, no, avvocato? Ci dica, avvocato. Ci dica quali sono le vostre parcelle, avvocato. Dipende anche dai clienti. Perché se uno è un personaggio, giustamente vuoi vendere di più. Se difendi i politici, attori, giornalisti... Ma bisogna capire se l'avvocato suggerisce dei contratti prematrimoniali. Non si possono Non si possono fare. Non si possono fare. Come in scrittura privata. No. Cioè, è vietato, avvocato, il contratto prematrimoniale? È vietato, è come se non ci fosse. Lo scrivi e non vale niente. È nullo. È nullo, lo sapevi anche tu? Tu sei sposato? No. Il nostro paese, l'unico paese di Europa. Si chiari da luna. Se c'era la possibilità. Allora, per scrivere tutte quelle cose, tu avrai una cultura pazzesca. Beh, abbastanza, mi documento, diciamo. Adesso su chi ti stai documentando? Beh, la vicenda Ferragnez, devo dire, a me dispiace, perché come dicevamo comunque è vero che al netto delle vicende, degli errori che hanno fatto, comunque c'è un'attenzione e anche insomma un accanimento esagerato, frutto sicuramente dell'invidia sociale che c'è nei loro confronti. Esatto. Questo sì. Però ti vengono bene le vignette però, su di loro? Mi vengono bene, perché quando c'è una separazione, anche quando ci sono le separazioni politiche, io divento molto creativo. Diventi molto creativo. Mi dispiace poi per chi, perché comunque le separazioni sono sempre dolorose, proprio perché ci stanno in mezzo anche i bambini molte volte. Però a chi tocca si ingrugna, come se... Almeno tra i politici non ci sono i bambini. Non ci sono i bambini. Beh, a volte non mai sapere. Senti, mi dicono che c'è un altro tuo meme di Ilari, Totti e Fiorello. Non so qual è, cosa mi hai portato. Beh, quando hanno fatto pace, quando Fiorello ha fatto fare pace a Totti e a Spalletti. È vero, è stato Fiorello a far fare pace. Vi ricordate, poi che ti aiuta a far pace pure con Ilari, ha provato a dire Fiorello. Magari sarebbe riuscito. Rossella, hai delle novità in merito alle coppie, tu che sei commercialista, ma anche una donna di cuore che si informa? Non solo, senza offesa, io ho seguito il tuo consiglio che mi hai dato a ottobre, ho ripreso a scrivere, quindi tra un po' diventerò anche giornalista pubblicista. Quindi forse mi terranno titolata a parlare in TV. Mamma, chi li tiene più? Colpa tua, anche questo. È sempre colpa mia, sempre più della Carlucci però. Sì. Che telefono dietro di te? Ti è arrivato qualche messaggio? C'è qualcosa? No, io c'era una cosa che ti volevo far vedere, perché abbiamo parlato del fango che viene gettato sulle persone, e secondo me Melissa Satta ha avuto parecchio fango anche dall'estero, perché in Inghilterra dall'estero in Inghilterra comunque veniva anche idolatrata, considerata una dea. E quando Berrettini ha fatto quel comunicato, neanche a farlo apposta, che si erano lasciati, che era finito il loro amore, beh, secondo me non sono stati carini, non dirò il giornale online, ma molto importante lì in Inghilterra, titolando e affibbiando. Ma perché non lo vuoi nominare? Per la querela? Cioè abbiamo l'avvocato gratuitamente ti difende. Guarda, io te lo faccio vedere, perché il sito l'ha pubblicato sicuramente. Cioè, mentre Girocca non l'ha nominato perché c'è l'avvocato di mezzo e non gli vuole fare pubblicità? Assolutamente no. Comunque diciamo che dice che Matteo Berrettini ha lasciato la sua fidanzata sex addict. No, sì, le ha dato la sesso dipendente. Io non so se Melissa lo sa questo. No, non era sex. Assolutamente non era sex, guarda. No, set, proprio sex. Proprio sex addict. Quindi, ma no, allora guarda, perché dire una cosa del genere su una donna è di qualche giorno fa ed è online. Io mi sono fatta lo screenshot, mi sono salvata. Ma anche Melissa. Io non la conosco. No, io la conosco, la conoscete, io lo mando io. Perché lei anni fa. Avvocato, ma fece... come si permette un giornale importante, adesso ho visto la testata. Hai visto la testata. A scrivere una cosa del genere. Ma purtroppo le donne spesso pagano questo prezzo altissimo di essere invidiate anche molte volte dalle stesse donne, attenzione, non solo dagli uomini. A volte ci sono dei commenti fatti da altre donne per l'invidia, la gelosia, perché magari stava con un uomo bellissimo, un campione. Certo. Soprattutto, dice Federico, tu quanto sei invidiato, no, Federico? No, perché mi dovrebbero invidiare a me? Forse perché sto seduto qua, dici? Ah, no, grande. Bella questa. Bella questa. Buon fondo, dai. Mamma, sono preparata 3 ore. Comunque hanno ripreso nell'articolo un'affermazione
narrazione di Melissa che pare risalga dal 2012, su dove lei appunto parla vabbè della sua intesa col marito e quindi esatto. Questa è stata ripresa e rapportata a Berrettini, però un po' quindi, esagerato non è rispettoso per lei in questo caso. Però loro si sono lasciati, un'altra coppia che si è lasciata è Belen Rodriguez con quel ragazzo così bello, meglio. Perché non ti faccio parlare? Che succede con Belen? No, non voglio rovinarti, non lo so cosa devi dire, però io ho notato altre cose su Belen. Vabbè, aspetta, la regia però è ferma. Stefano De Martino, Fabrizio. Stefano De Martino, ormai è qua passata. I ponti sono andati oltre. Troppi ne sono passati. Già è saltato il matrimonio con Elio e adesso ma diciamo... secondo me non si dovevano sposare, no, pure questa era una cosa. Stavano... Ma sì, dai. Stavano passando del tempo insieme. Ma sì. Però diciamo che Belen da un qualche giorno sta frequentando e lo mette lei sui social, soltanto che poi non pensa che c'è gente come me che fa gli incroci delle storie. E quindi io ho visto che lei metteva questo bellissimo quadro, ma neanche a farlo apposta, era un quadro che era a casa di un cestista molto bello, Bruno Cerella, ed è un suo caro amico che le è andato in soccorso anche quando si lasciò con Andrea Iannone nel 2018, e da adesso in poi si stanno un'altra volta frequentando. Ne sa. Allora, Manuela Moreno, Manuela Moreno, dimmi la verità, questo pomeriggio TG2 Post, come lo condurrai? Con quanta scienza in testa? Io adesso io voglio andare con lei direttamente a prendere un caffè, voglio farmi raccontare le fonti. Tutto, come faccio? Tutti gli incroci. No, poi la chiamo pure per cioè, questa cosa del quadro veramente mi preoccupa. Ma le altre? Ma tu eri giornalista, commercialista, mamma, moglie, arredatrice di interni. Arredatrice di interni. Investigatrice. E anche dei ristoranti, perché se io ho visto che lui metteva una storia di un ristorante questo su Belen sempre su Belen e c'era a capotavola lui e un posto vuoto, ma io ho riconosciuto un oggetto di Belen che lei porta sempre in borsa e non diciamo qual è, ma l'investigatrice privata diciamo qual è, cioè insomma da cospeso dilettante, però 12 ore non però sull'oggetto penso che Osho avrà da scrivere. È un oggetto, non solo io fermerei questa cosa, parlerei di divorzi tra i VIP, insomma cose passate che hanno fatto notizie anche per poter ispirare insomma Osho su matrimoni passati, perché essere contemporanei, no? Infatti, no? Bisogna andare un po' più indietro. Un rewind. Tipo Carlo e Diana. Bello. Ma anche se poi insomma l'epilogo non è stato felice. No, per niente, per niente. Meglio evitare. Prego. In principio furono l'amore, i sentimenti e il romanticismo. Poi però sono arrivati i media, il gossip e qualche tradimento. I divorzi celebri sono tantissimi. Visse d'arte e d'amore la straordinaria Maria Callas, che dopo la sua favola d'amore con il miliardario greco Aristotele Onassis, morì a soli 55 anni a Parigi per un attacco di cuore. Cuore che non aveva mai smesso di battere e soffrire per l'uomo della sua vita. Era il 1996 quando arrivava la sentenza di divorzio fra il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana. In fondo le carte bollate sancivano una situazione di separazione affettiva ed effettiva che va avanti da anni. Soltanto un anno dopo, la tragica morte di Lady Di paralizza l'Inghilterra e il mondo intero. È durato 10 anni esatti il matrimonio fra Tom Cruise e Nicole Kidman, sfociato poi in uno dei più misteriosi divorzi della storia recente. C'entra qualcosa il culto di Scientology nel loro allontanamento? Le ragioni della separazione rimangono ignote. Dopo il loro matrimonio, quello che rimane sui giornali è il racconto di lei, della sua lunga depressione e il silenzio assoluto di lui. Tra il 2009 e il 2011 la storia tra Elisabetta Canalis e George Clooney tiene banco in tutto il mondo. Il loro rapporto si interrompe improvvisamente. Perché? Forse la causa principale è la differenza fra gli stili di vita dei due, mondano quello di Elisabetta, riservato quello di George. «È stata la donna che in assoluto mi ha fatto ridere di più in tutta la mia vita», avrebbe comunque riconosciuto George Clooney dopo la separazione. Dopo 7 anni di polemiche e tribunali, anche Angelina Jolie e Brad Pitt stanno superando gli ultimi ostacoli burocratici per regolarizzare quello che probabilmente sarà ricordato come uno dei divorzi più costosi di Hollywood. Ammonterebbero a un paio di milioni di dollari per ognuno di loro le spese legali sostenute in questi 7 mesi. Uno dei divorzi più mediatici della storia è invece quello tra Amber Heard e Johnny Depp.
Impossibile dimenticare il processo vissuto da molti come una sorta di tragicomica sitcom in cui i due si sono vicendevolmente accusati di abusi di ogni genere. Il processo è diventato poi una docu-serie televisiva. Insomma, nella buona e nella cattiva sorte. Ma per certi matrimoni vale solo la cattiva. Mamma mia, Fabrizio, come sei stato, eh? Come sei stato e cosa mi fai vedere adesso? Sì, perché subito il mondo del web si è attrezzato, ha creato un meme per te, cara, no, cara Rossella. Oh, dice, che onore. Ragazzi, secondo me ogni giudice per decidere sulla separazione di beni deve chiamare lei. Lei sa a chi dare il tesoretto.